il termine benedizione va compreso a fondo, perché quando Dio manda la sua benedizione, la benedizione di Dio ha una finalità ben precisa, ma anche una qualità ben precisa. E la benedizione, quella di cui noi abbiamo bisogno, è ricevere da Dio non tanto quel che noi vogliamo ricevere, ma quel che Dio vuole donare a noi. Questa è la qualità della vera benedizione. La benedizione che Dio stava riversando su Abramo rispondeva non ai desideri di un uomo pagano quale Abramo era nel momento in cui fu chiamato, ma era secondo i desideri, ovvero il piano meraviglioso di un Dio perfetto in santità e in gloria. La benedizione di Dio quindi ha una qualità, e per essere veramente efficace ha bisogno di essere una di qualità divina, cioè deve poter portare agli uomini quello che Dio vuole donare. È quella la vera ricchezza. Ma le benedizioni di cui abbiamo bisogno non è semplicemente ricevere secondo il nostro pensiero e il nostro desiderio, ma la vera necessità, il vero bisogno che noi abbiamo è ricevere secondo il desiderio di Dio. Perché i pensieri di Dio sono molto più alti dei nostri, e i piani di Dio vedono nell'eternità e fino all'eternità. La nostra vista è ridotta e noi non riusciamo a comprendere né la santità né l'immensità del piano che Dio ha per noi. Ecco perché quando Dio chiama Abramo, lo chiama per riversare su di lui le sue benedizioni, quelle che sono nel suo pensiero, nel suo cuore, e sono benedizioni che hanno un piano lungimirante. Dio vuole benedire Abramo e lo benedirà con ogni bene materiale e spirituale, ma la finalità della benedizione di Dio è quella di traboccare dalla vita di chi lo riceve, e traboccare dalla vita di chi riceve la sua benedizione per giungere ad adempiere il suo piano, che ha dei confini molto più vasti di quelli che la nostra mente riesce a realizzare. La vera benedizione, quella che Dio vuole donare agli uomini, riguarda Dio stesso. La più grande benedizione che noi abbiamo ricevuto è conoscere Dio. Che sarebbe della nostra vita oggi se non l'avessimo conosciuto? Non è tanto ricevere da Dio, ma ricevere Dio. Questa è la vera benedizione. È la cosa straordinaria che rende la benedizione che Abramo ricevette unica. Fu l'amore che Abramo riuscì a sviluppare verso il suo creatore. Questo è il senso della benedizione che Dio vuole riversare. Il nostro Signore ha un fine ben preciso, ed è quello di benedire te perché tu possa somigliare al tuo Dio ed essere quindi di benedizione, avere lo sguardo, il cuore, la mente di Dio, di chi riconosce le vere virtù e i veri valori, non noi al centro, ma Dio al centro. Questa è la finalità della benedizione di Dio, e questa è la qualità della benedizione che Dio vuole riversare su di noi. Armiamoci di questa profonda consapevolezza, perché le vie di Dio non cambiano, sono immutabili come Lui è immutabile. Egli agì così con Abramo, ma agisce ancora così con tutti coloro che chiama e che redime per la sua propria gioia, ma per la sua propria gloria e per adempiere il piano che Dio ha per ciascuno di noi. Non dimentichiamo che Egli dice che ha preparato dinanzi a noi delle opere affinché le portiamo a compimento, e attraverso la sua benedizione noi le porteremo a compimento per essere di benedizione ovunque Dio ci manderà.